coniugare sicurezza, cooperazione e solidarietà internazionale in un mondo che vive sempre più di tensioni sociali e religiose e di crisi umanitarie. Cooperazione allo sviluppo, unità di crisi e rete di ONG hanno portato all'attenzione questo tema durante il convegno La sicurezza è una cosa seria, organizzato il 9 settembre alla Farnesina. Un confronto aperto tra istituzioni e organizzazioni della società civile per individuare strumenti sempre più efficaci a tutela degli operatori umanitari impegnati all'estero in contesti a rischio e per sensibilizzare ad un'etica della responsabilità. Durante l'incontro è stato presentato un dossier guida per la gestione dei rischi, frutto del lavoro congiunto tra ONG e unità di crisi, e la nuova sezione dedicata ai cooperanti all'interno del sito dovesiamonelmondo.it. Bisogna fare scuola, cioè questo è anche il senso dell'incontro di oggi, cioè che dove maggiore è la professionalità ci sia anche una funzione in qualche modo di modello. E in questo contesto ancora meno possiamo consentire che chi accetta la sfida di proseguire e di, se possibile, incrementare l'attività di cooperazione anche in contesti così complicati, venga definito come un irresponsabile, e che l'attività che si svolge in queste aree ibride, chiamiamole così, finisca per essere definita, considerata a livello di mass media e di opinione pubblica non un vanto di cui essere orgogliosi, ma un rischio di cui la comunità, i cittadini italiani sarebbero in qualche modo costretti a farsi carico. Umanità, solidarietà, presenza fisica, essere lì con fratellanza, dialogo, cooperazione sono e continueranno ad essere pilastri su cui le ONG basano la propria azione. L'attenzione è continuamente incentrata sull'indispensabile equilibrio tra l'imperativo umanitario, che obbliga a perseverare nell'azione di aiuto e di protezione, e la valutazione del rischio per gli operatori italiani, quelli internazionali e quelli locali. È necessario conoscere a fondo il contesto in cui si interviene, la sua cultura, i rischi che esso comporta, le sue regole anche consuetudinarie e le indispensabili norme di sicurezza. Per le stesse ragioni, oggi più che mai è fondamentale salvaguardare i quattro principi cardine dell'aiuto umanitario internazionale. Questo è un punto fondamentale: umanità, neutralità, indipendenza, imparzialità.